Signori, mettetevi comodo perché ieri sono state rilasciate le ultime pitch notes prima dell'uscita di FC25 e mamma mia che hanno combinato una quantità di novità relative alla Weekend League, al mercato e infine le ultime date ufficiali che ci separano all'uscita del nuovo titolo. Mettetevi comodo che andiamo a vedere tutto insieme. Eccoci dunque sul sito ufficiale di FC25 e la prima sezione che viene trattata è proprio quella relativa all'accesso anticipato. Finalmente abbiamo le date ufficiali. Innanzitutto ci viene detto che il giorno 19 settembre verrà lanciata la web app, quindi la versione web, mentre il giorno 20 verrà lanciata la versione companion, l'app per il cellulare. Mentre per quanto riguarda il lancio dell'accesso anticipato del gioco, questo inizierà a partire dal 20 settembre dalla mezzanotte, mentre invece per gli utenti PC sarà possibile giocare a partire dalle 5 BST, ovvero le nostre 6. Per quanto riguarda invece il lancio globale, se abbiamo preso la versione standard sarà possibile giocare dalla mezzanotte del 27 su console, dalle 5/6 del mattino per quanto riguarda PC. Innanzitutto poi ci viene fatta una panoramica su quella che è la stagione 1 che prenderà il nome di Rush Total. Ci viene ancora una volta detto che quest'anno per progredire all'interno del pass non sarà necessario giocare solo ad Ultimate Team, ma ogni modalità avrà i propri obiettivi da poter fare per andare avanti nel pass, permettendo di potersi muovere all'interno delle modalità di gioco di FC25 in maniera più rapida. Quindi la schermata che saremo abituati a vedere sarà familiare perché l'abbiamo già trovata ovviamente nei titoli precedenti, però adesso sarà ampliata a tutte le modalità di gioco. Nel corso delle 6 settimane della stagione 1 Total Rush, i giocatori potranno avanzare verso il primo Total Rush Quartet. Che cosa significa? Significa che all'interno degli obiettivi dunque saranno presenti questi giocatori che noi possiamo andarci a riscattare. Si tratta di Muriel, Fontas, Nacho Gil e Gauld. Inoltre poi ci viene detto che in FC25 stiamo introducendo un concetto completamente nuovo, il World Tour, ovvero partendo dalla Spagna, patria dei campioni mondiali, europei maschili 2024, offriremo un'esperienza regionale unica ogni stagione. Ogni stagione cercheremo dunque di offrire una gamma di contenuti a tema nazione per aiutarci a costruire la squadra del World Tour. Quindi si partirà con questa versione di Adama Traoré, che già vederla così sembra devastante, perché prende degli upgrade sensibili rispetto alla carta oro, per partire con la Spagna e poi durante l'anno avere ovviamente degli obiettivi a tema nazione anche differenti. Nella stagione 1 dunque potremo portare la nostra squadra spagnola nella One Nation Live Friendly, che immagino sarà un tipo di amichevole online dedicata alla nazione spagnola. Inoltre bisognerà tenere d'occhio gli obiettivi settimanali a tema la Liga F, eccetera. Inoltre quest'anno Squad Foundation Players fornirà 2 punti in più su quello che è il campionato di intesa invece del più 1, dandoci una maggiore flessibilità quando andiamo a creare la nostra squadra. Ma veniamo a quello che ci interessa principalmente, perché sono state apportate delle modifiche importantissime alle modalità e alle ricompense. Oltre al nuovo aspetto delle stagioni, ci viene detto ci stiamo concentrando sull'implementazione di alcune modifiche importanti alle principali modalità di Ultimate Team. Sono 4 i temi che guidano il nostro processo decisionale dietro questi cambiamenti. Identità di modalità uniche. Negli ultimi anni lo scopo dietro alcune delle nostre modalità stava iniziando a convergere. Pensiamo dunque che i cambiamenti che stiamo apportando al modo in cui giochi, al modo in cui verrà ricompensato, aiuteranno a ristabilire un'identità unica per ogni modalità. Gioca al tuo livello. Vogliamo garantire che i giocatori trovino sempre più spesso partite che offrano il giusto livello di competizione. Ricompense gioco d'elite, ovvero questa è una priorità, pensarci bene, pensiamo di aver raggiunto un buon punto con questo nel corso dell'anno, ma di aver mancato l'obiettivo per il lancio e dunque stiamo apportando modifiche per migliorarlo per FC25. Ricompense connesse, è importante che le ricompense siano connesse a ciò che accade in Ultimate Team, quindi ci impegneremo a fornire aggiornamenti frequenti per mantenere le ricompense della modalità pertinenti durante l'intero ciclo. Foot Champions, signori, Weekend League. In FC25 stiamo posizionando la VL come il culmine degli incontri competitivi ad alto rischio e vogliamo che le ricompense e l'accessibilità alla VL riflettano ciò. L'anno scorso pensiamo di aver reso le finali della VL troppo accessibili, in particolare per giocatori con abilità inferiori. Di conseguenza molti giocatori hanno avuto lunghe serie di sconfitte e le ricompense non hanno raggiunto il loro pieno potenziale. Quest'anno dunque la VL sarà più impegnativa, ma sarà anche più gratificante per i giocatori più abili. Scopriamolo insieme infatti. I playoff, quindi per potersi qualificare alla Weekend League,
Non andremo più a giocare 10 partite ma bensì 5, e per poterci qualificare bisognerà fare 3 vittorie su 5. Ridurre il numero di partite renderà dunque ogni partita dei playoff competitiva, aiutandoci in due modi chiave. Per i giocatori con un livello di abilità più elevato, ciò renderà più veloce il processo di qualifica. Per quelli con un livello di abilità inferiore, i playoff rifletteranno meglio l'esperienza delle finali, garantendoci la qualificazione solo quando saremo pronti per poter fare un buon risultato. Per facilitare quanto sopra, dunque, stiamo rendendo la qualificazione più impegnativa rispetto a FC24 e saranno disponibili non più 10 tentativi stagionali ma 18 per potersi qualificare, in maniera tale da rendere comunque la possibilità di qualificarsi abbastanza ampia per tutti. Finali, signori, qui mettetevi comodi perché inizia a venire fuori la ciccia. Il massimo della competizione ad alto rischio. Le modifiche ai playoff significheranno dunque che l'abilità media dei giocatori delle LVL sarà più elevata. Con questo livello di competizione aumentato, i piazzamenti migliori nelle finali della Weekend League ci faranno guadagnare premi notevolmente migliori. Ebbene, guardate qui, questi sono i premi per il livello 1, che si otterrà però solamente facendo 15 vittorie su 15, ma 200.000 crediti, un pacchetto scambiabile 1085 più, un 1084 più scambiabile, un'icona base non scambiabile, un pacchetto 2 giocatori 89 più non scambiabile, un pacchetto 30 giocatori 82 più non scambiabile e infine il pacchetto 3 if scambiabile, per cui abbiamo veramente un qualcosa di incredibile che però secondo me scatenerà ulteriormente la piaga delle Weekend League giocate a pagamento da player più abili che andranno a offrire questo servizio, rovinando per me l'esperienza di gioco. Spero che EA in questo caso riesca a intervenire, bannare dal competitivo quelli che competono e comunque dalla possibilità di poter giocare quelli che fanno questa opera che assolutamente non va perpetrata, non va portata avanti. Inoltre vogliamo offrire ai nostri giocatori più performanti più modo per mostrare i loro successi nel gioco e dunque, ad esempio, per aver raggiunto all'interno della stagione 1 posizioni alte nelle finali della Weekend League sarà possibile avere il soprannome del club degli Invincibles solamente raggiunto il livello 1, la celebrazione flex esclusiva per i ranghi da 1 a 3. Similmente ai playoff ridurremo di 5 il numero totale di partite, quindi le partite non saranno più 20 ma bensì 15, e i nuovi rank della Weekend League saranno questi: livello 1 15 vittorie, posizione 2 13 vittorie, livello 3 11, 4 9, insomma a scalare, lo vedete qui a schermo. Per quanto riguarda le Division Rivals, sapevamo già che c'era stato il cambiamento relativo alle vittorie, pareggi, eccetera, per quanto riguarda l'ottenimento dei premi settimanali. Ebbene, quest'anno ci viene detto che per poter arrivare al raggiungimento dei premi bisognerà ottenere la bellezza di 15, signori, vittorie da 7 che prima erano ovviamente richieste. Anche in questo caso sarà possibile ricevere dei premi che sembrano molto meglio, perché avremo 75.000 crediti, due scelte giocatori 85 più, un pacchetto giocatori rari da 75 più non scambiabile, un pacchetto da 50k, un pacchetto mega e due pacchetti giocatore if 83 più non scambiabile. Squad Battles, anche in questo caso le Squad Battles vengono ridotte da 32 a 14 e vi dico finalmente. Avremo poi comunque la possibilità di continuare a fare partite nelle Squad Battles senza guadagnare punti, però per esempio per poter fare gli obiettivi eccetera. Per quanto riguarda anche le amichevoli su FC25 sono state apportate cambiamenti per quanto riguarda il matchmaking basato sulla forma, quindi simile a quello che sarà il matchmaking della Weekend League che vi ho spiegato anche negli anni passati. Questo nuovo sistema dunque terrà conto delle nostre vittorie e delle sconfitte in tutte le amichevoli live, questo per avere sempre un matchmaking che sia quanto più coerente possibile con quello che è col nostro livello. Infine rimuoveremo tutti i punti stagionali, denominati prima XP, da tutte le ricompense delle modalità settimanali che abbiamo sperimentato in FC24 e avremo nuovi modi per distribuire in maniera più frequente, tramite contenuti a tema, gli obiettivi legati alla singola stagione. Abbiamo già visto che le evoluzioni sono poi una delle più grandi aggiunte dell'anno scorso. Nelle note di presentazione dell'anno scorso è stato detto che le evoluzioni al lancio sarebbero state diverse da come sono apparse l'anno scorso, e in effetti su FC25 stiamo cambiando il modo in cui le evoluzioni potenziano i nostri giocatori. Ad esempio in FC24 gli upgrade venivano applicati equamente a tutti i giocatori, ad esempio se un'evoluzione forniva un upgrade di più 10 alla velocità applicava sempre lo stesso upgrade fino a un massimo di 99, invece in FC25
2025 i potenziamenti non avranno limiti massimi. Applicando questo sistema significa che ad esempio potremo avere un potenziamento di 10 alla velocità fino a un massimo di 90, mentre nel vecchio sistema questo avrebbe un requisito d'ingresso massimo di 80, quindi vuol dire che quest'anno avremo molta più libertà in quella che è la selezione di dei giocatori da mettere all'interno delle evoluzioni. Qui abbiamo una piccola tabella rispetto a quella che era la differenza con l'anno scorso. Infine abbiamo già visto quelle che saranno le icone nuove. Chi prenota la standard o la ultimate sbloccherà anche Beckham, Zidane e Ronaldo all'interno della carriera. Abbiamo visto gli eroi. E infine, venendo al mercato, è stata aggiunta una cosa, secondo me, che potrebbe essere game changer se trattata bene da parte di EA, quindi con aggiornamenti che siano coerenti, ovvero la visualizzazione direttamente sulla schermata secondaria della carta, dove si vedono stelle skill e piede debole, dell'average transfer market, ovvero qui sopra c'è una nuova voce che vi dice in automatico, senza andare a consultare Footbin, qual è il prezzo medio alla quale questa carta sta venduta, quindi è come se avessero in qualche modo integrato un Footbin all'interno del gioco. Per cui ieri già vedevo il buon John Fondatore che si era un po' preoccupato che magari i cosiddetti lazy buyer, quei giocatori che comprano senza controllare i prezzi, così potrebbero venire un po' meno. Però sono sicuro che questa cosa potrebbe rivelarsi un'arma un po' a doppio taglio, anzi per i trader bravi potrebbe essere una cosa da sfruttare. Inoltre poi su FC25 stiamo introducendo un nuovo programma chiamato Club Membership, che ci darà la possibilità di ricevere ricompense per aver giocato ai titoli consecutivi dal lancio. Riceveremo emozionanti premi come kit, tifo, i guanti per Pro Club, la cravatta, insomma. Infine, un'ultima cosa che ci interessa tanto sono i premi stagionali, quelli della precedente edizione, ovvero di FC24, che ci viene detto verranno consegnati a partire dal 10 ottobre, quando prima invece c'era stato comunicato che sarebbero stati dati entro il 10 ottobre. Quindi questa è una cosa che mi ha fatto storcere un po' il naso, perché siamo dannati per completare quel pass, perché sapevamo che ci poteva dare delle cose che effettivamente tornavano comode per andare a giocare a inizio game su FC25. Adesso tarderanno, e tarderanno anche tanto secondo me, perché dice a partire dal 10 ottobre e sapremo che ci saranno sicuramente tantissimi ritardi nella consegna di questi pacchetti. Amici, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti mai come questa volta cosa ne pensate. Io sono preoccupatissimo per il discorso pro player o giocatori forti che giocheranno le weekend league ad altre persone, perché a 15 partite ne riescono a fare veramente una quantità infinita a settimana, e guadagnando soldi ovviamente inizieranno a offrire questo servizio a chiunque che, entusiasmato dall'idea di poter ricevere un pacchetto icona, andrà a cercare appunto la possibilità di ricevere una weekend league giocata da un altro. Però onestamente, per quanto riguarda il discorso premi, sono contento perché finalmente viene ridata un po' di importanza alla weekend league. Sono anche contento per i premi delle rivals, un po' meno per le 15 vittorie da dover fare. Insomma, tutta una serie di cambiamenti che, alla luce di quello che sta per arrivare, potrebbero comunque modificare la nostra esperienza di gioco. Sono curiosissimo, ripeto, di sentire la vostra. A me non resta altro che ricordarvi che sono live tutti i giorni, stiamo ripandendo a cannone sulla piattaforma Viola. Vi lascio a una buona giornata, sono il vostro Liberoschi e a presto. Ciao.